Sa, se si vede il paesaggio che ho alle spalle, nel mio quartiere dove sto benissimo, volevo dedicare un messaggio alle donne. Dunque, quelle che si incazzano, bene, ti farà bene incazzarti, sister. Le altre si faranno una risata. Guardate che quando arriveranno i 30 gradi, vi voglio vedere con la pressione bassa, il ciclo mestruale e la mascherina non svenire per terra. Fate attenzione con tutto questo atteggiamento paranoico che avete, perché a forza di spaventare voi stesse e gli altri, alla fine avete creato il vuoto intorno. E quindi magari se stramazzi a terra, ci manca nessuno che ti soccorre. Vorrei raccontarvi un po' della mia storia, visto che stiamo diventando famigli. Quando io ero bambina ero molto timida. Parlavo poco, piangevo spesso. Da ragazza, da adolescente, ero molto fragile, molto sensibile, molto influenzabile. Quando ho 21 anni, il mio primo marito ha cercato di ammazzarmi. Io ho preso una determinazione che è questa. Diventerò forte, 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 più forte che posso, perché quando diventerò vecchia io sarò una donna potentissima. Bene, ci siamo arrivati. Ora, dovete determinarlo, dovete metterci la forza di volontà. Guardate che è nella sicurezza in se stesse che le donne possono trovare la forza per cambiare tutto quello che circonda. Oh, non che io non dia retta ai maschi della mia famiglia. Sì, io ascolto, ascolto sempre tutti, ascolto anche quelli che non la pensano come me, sono bravissima ad ascoltare, riflettere e poi decido di mio, con assoluta certezza. Quindi, care donnicciole, smettetela di mettere quelle mascherine. Siate veramente la Shakti, la forza, la potenza. Guardate, non ha nessun giovamento rifiutare la sofferenza, rifiutare la morte, rifiutare il dolore. È di giovamento prendere il dolore, la sofferenza e trasformarla in vostro alleato. Baci.